Il viadotto che unisce l'isolotto di Vivara e Procida ci porta alla nostra prossima storia. Protagonista è il ponte tibetano più lungo al mondo. Collega il Parco Nazionale del Pollino a quello dell'Appennino Lucano e si sta rivelando un importante volano per il turismo. Un pugno di case su una montagna, un paese lucano come tanti, ma dal 1 agosto Castel Saraceno ha avuto un cambiamento totale, grazie al ponte tibetano più lungo del mondo che sarà aperto anche in pieno inverno. Si arriva qui per un'esperienza unica. Prontissimi, siamo emozionati. Gli ardimentosi che affrontano i 586 metri sospesi tra il Parco del Pollino e quello dell'Appennino Lucano sono sempre motivati e informati. Abbiamo un sito Visit Castel Saraceno che è molto completo e quindi il turista diciamo che trova lì tutte quante le informazioni. Grazie a questo ponte diamo anche un'occhiata alla meravigliosa Basilicata che comunque offre dei paesaggi eccezionali. Molte persone hanno sfruttato l'occasione, magari erano in giro per l'Italia con camper eccetera, cercando su internet sono venuti a conoscenza del ponte, ci hanno dato la possibilità di farci conoscere. Nel primo mese sono arrivate qui 30.000 persone, anche dal nord Europa. In 11.000 hanno affrontato la camminata sospesa. Il borgo sembra rinascere. Giorgia ha aperto da 2 anni un bed and breakfast che ora vuole ampliare. Abbiamo creato questo B&B riportando proprio all'interno della nostra struttura l'atmosfera tipica della famiglia, di una casa in famiglia. Ubaldo gestisce un bistrò. Sono un ingegnere, però avendo deciso di vivere in questa terra con questa grande opportunità, l'idea di investire nel settore ristorazione, prodotti tipici, ha preso forma in questo investimento. Angela, laureata in luglio, ha trascorso il periodo del lockdown in paese, riscoprendone l'anima. Sono una delle ragazze del servizio civile, che siamo state insomma parte attiva dell'inizio di questo ecosistema turistico. Abbiamo preso parte attivamente in questo progetto. Adesso posso dire che vedo il mio futuro a Castel Saraceno. Non si ferma al solo ponte l'offerta di Castel Saraceno, che punta ovviamente sulla montagna. In abbinamento al biglietto del ponte c'è il museo dedicato alla pastorizia, principale attività tradizionale dell'area. Ci racconta anche della montagna, di coloro che vivevano sulle montagne, della pastorizia che era l'attività principe della montagna e che in realtà funge anche da connessione tra la montagna e il mare. La transumanza rappresenta proprio questo. Sospeso come il ponte, ma vivace e ricco di aspettative, il futuro di Castel Saraceno sembra proiettare questo borgo in una dimensione internazionale.